a Saint-Tropez, la luna si resta con te. E va la tweet contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, sta impazzendo. Sogna, vuol tornare, una lunga notte ancora mai più scordare a Saint-Tropez. Lo stupido, fatti vedere, il rumeno, guarda che bei baffetti che ha. Sottoscritto, ciao. Ok. C'est un salaud que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? C'était tard dans la nuit, j'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. M'a-t-on vraiment dit que tu m'aimes encore? Serait-ce possible alors? En un instant, comme les femmes et les roses, me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible? Bye.
Giorno. Giorno. Geometro. Sì. Che piace? Non c'è bisogno che gridi, io non ce l'ho più buccio. Ok, ok. Tutto a posto? È mica freddo, no? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne. Thank you.
di là. Je joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait. Vous êtes mon jouet à présent. Ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Sans m'en faire, je vais t'assurer un enfer. De griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort. Le ultime tegole sul tetto, l'ha fatto tutto lui da solo. Gli altri anche che diranno che ho fatto qui, ho fatto là tutte balle, perché l'ultima tegola la metterà lui. Vero? Giusto. Giusto, giusto capo. Voglio farvi vedere anche un altro particolare di questo posto qua. Il mare. Mi dite, ma non c'è niente nel mare. Ora riavvicino, guardate che belle barchette che ci sono, c'è anche la mia lì in mezzo, non so qual è ma ce l'ho, vedete le barchettine, eccole, vedete, nel golfo di Saint-Tropez ci sono le barche e non si sa perché. Questi urli che sentite sono quattro scalmanati che giocano a pallone allo stadio. E basta, tutta la mattina che fate casino. C'è gente che dorme qui. Barchette. C'è anche il porto. Eccolo. Però questo è il porto nuovo. Più indietro c'è il porto vecchio. Che però non si vede, mi spiace per voi, devo andarci. Al porto vecchio ci sono delle barche, fai prima andarle a vedere che a spiegare come sono. Ad esempio, non so se si vede, tegole e poi il tetto è finito, la soddisfazione, ho fatto un tetto a Saint-Tropez, a Saint-Tropez la luna si veste per te e dicono che sono il twist. Sopra sto tetto si vede questo particolare hotel, ha una forma che ricorda quella di una porta container petroliera e di qualcuno che malato di barche si è costruito l'hotel a forma di barca. A Saint-Tropez questo è altro. Una cosa che non ho capito bene, le partite a Saint-Tropez si durano un'ora come tutti gli altri posti, perché è da stamattina alle 10 che stanno giocando a pallone questi e la partita è ancora da finire. Gridano, fanno, spancano, rompono. Mi sembra di capire come tutta la nazionale francese sono più negri che bianchi. Ma viva Saint-Tropez. Particolare del camino. Plastivo, tegole, per rendere impermeabilizzare l'acqua che girerà intorno al camino. Adesso mi vado a ammazzare. Lastra di piombo posteriore, all'interno la parte sopra è sotto le tegole, in più un cementizio di plastivo per rendere tutto impermeabilizzato. A caccia di tegole, perché gliene manca uno o due per finire.
taglio del nastro. Non si sa bene che sta facendo. Raccattaggio del primo pacchetto, tegole da 6 pacchi, scacciata di zanzara, tegola a spalle e cammello viene sul tetto. Tocchi 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 tocchi. Ora apparirà nell'angolo del poggiolo ad aver trovato qualcosa di interessante. Non esce, è sparito. Quasi, con l'arenino colorato, quasi con l'arenino colorato è arrivato cammello. Me le porti su? Non porti su niente. Vabbè, come vuoi. Arenino colorato, andiamo a vedere cosa sta facendo Vasili. Cazzuola punta, rifinitura, arenino colorato per una piccola rifinitura. Giallo. Giallo, no, è rosa. È roso. È roso, è rosa. È flower, flower, fallo, come dici, i fiori. E per la giustatina sotto i travetti è stato tamponato, intonacato, lisciato e ora dove c'è quella riga di carta andrà tutto rivestito di arenino colorato per dare un distacco dal nuovo al vecchio. La scatola di plastica viene spalmato CP0, l'arenino colorato e poi frattassato con la frattassa di spugne. Gli fa male il polso, dice. Il polso, sì. Con quante mani usi per fare? Due mani o una mano? La mano, usiamo solo la mano. Una mano. Non lo mettiamo in tasca. La tua in tasca. Allora, guardate, splendida. Stimi. Splendido lavoro, ha già tolto il nastro, vedete come risalta l'arenino colorato, la fascia da 50, tutto, bella roba, è bella, sì, dopo te lo smontiamo di qua, già è finito quella parte, adesso lo faccio questa parte di qua. Finiamo? Vado, vabbè, finiamo la segunda tegola. Sì, puoi mettere sul gatto, tanto mezzo sul gatto. Devi accagliare con le latte, l'acqua. Normale, non guardare la telecamera, guarda da altre parti. Giusto, così, bravo. Solo l'asso, se no. Poi devo tagliarlo solo sotto, sì. La curva. Dei vasi. Che stende l'arenino colorato con una mano e l'altra mano in tasca. Notare che manina, che mana d'oro che c'ha, tutti i colpi belli pieni, precisi. Attenzione a non sprecare il materiale. Lavoro rumeno. Poi ti metto sto pezzo, te lo metto da solo su YouTube. Sì. Solo te, sì, solo te, l'altro non metto nessuno. Faccio solo un pezzo con te che fai là il colorato. Faccio. Guardate la paletta storta francese di vasi. Ora cade. È caduto.
sospendiamo tra 10 minuti, vediamo il punto del colore del signor Vasi. Signor Vasi, muratore di Romania. Vasi ha quasi completato l'opera di stendere il colorato. Quelli giocano sempre a pallone. Le piccole finiture alla fine, poi comincerà la fratassata. Ecco, quella è la posta più bella da fare il colorato. Mettiti dentro a buco lì e non ci rimane. Ma sì, passi un secondo con l'avvitatore lì sopra che c'è vicino. Su che parte la finizione del fratassamento del colorato con fratassoni di spugna e una mana che fratassa. Una mana. Perché c'è il fratasso a mana e la fratassa a motore. Un fratasso al piede, quello lo usiamo domani. Un fratasso ai piedi. Una mana. Vedi? Curare bene la granella. Col fratasso, incidare. Lo spigolo. Bene. C'è tutto da fratassare il timpano del tetto. Trucco, trucco, trucco con una mano, trucco, trucco, trucco con un'altra mano. Boh, ci vediamo al taglio del nastro, tra un po'. C'è un po' in questo punto che si vede qualche onda in più. Dov'è? Sotto il trave, il secondo. Primo e secondo, lì sotto c'è un alone. Bravo lì, leva quell'alone lì. Boh. Ok. Boh. Va bene. Ora passi. Attivami da solo perché se vengo. Vabbè, sono stato. Non da storia perché. Finiture, il bravo muratore usa sempre i pennelli negli angoli. Sempre il pennello negli angoli. Ho dato una trombata a un. Ti gira, vuoi mica le cinghie per legarti? Non riuscito ad alzare il tetto con la testa. Puttana che bozza. Ti gira. Sì, me lo alzavo e sei andato da vicino. Ho cambiato la pendenza. A te nel cervello ti rimane la riga. Una riga ti rimane a te nel cervello. A breve assisteremo al taglio del nastro. No. Colorato. Merita. Cosa stai già facendo? Ancora. Ancora danni. Sempre conciliare. Sì, ti me l'hanno detto, me lo fa danni. E tanto che non sto prendendo le parte, la vedo. Lo stai togliendo? Ecco il taglio del nastro. Trum 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 trum. È arrivato lì, due pelini da togliere. Taglio del nastro. Ah. Ecco, la colorata è finita. È finita, colorato. Ecco il lavoro del coloritore. Adesso vediamo l'espressione del geo che dice da sotto. Com'è la facciata?
è serioso. Non dice niente, va bene, sì. Sì. L'uomo del monte ha detto. Tiene caldo, no? Metti la roba lì, ma tiene caldo. Magari c'è qualcosa da tenere, allora tiene lì. Che è già legato questo. Perché vuol dire che le tue scarpettine. Buonasera. È arrivata la doccia? C'è. Io aspetto, perché io è tutto in bagno, non posso fare. No, tu la camera te l'ho messa a posto io. Vabbè, allora. Ora fa la cazzata. Guarda, ora fa la cazzata. Ora deformi un po' bene. Mi fai segnare di fumo. Cerchiamo di farci... No, scusate, non riesci. Hai visto che non riesci? Per me può anche piovere. Può anche piovere. Fai la foto alla nuvola minacciosa. E dov'è? Ma dove vediamo la camera? Tutto il giardino in fiamme. Travi. Pompieri. Thank you.
Funziona adesso? Funziona adesso? Che cazzo fai? Mi riprendi? È uscita l'acqua. Oh, comunque posso dire una cosa? Noi qua abbiamo fatto le prove del Grande Fratello. Sì, beh. Io capisco adesso cosa cazzo vuol dire resistere. Ma i pazzi. 4 mesi, 3 mesi. Io mi prendo in giro e dico, ma trovano il pretesto, hanno tutto. Per... Se va lui è Grande Fratello, dice. Però vado a vincere lo stesso, o vincere lui. Grande fratello. Stanno provando a fare una lavatrice, ma... una lavatrice che non prende acqua. Il signor geometra non se ne intende, qui... Ma non faccio il commento? Sì, quello che vuoi, non è il geometra della lavatrice. No, fa un film a vedere anche tu lavoratori in questa impresa. Magari tra i lavori quello mi sono un extra. Vita regista. Vasi, anche te hai messo la roba là dentro? Sì, sì, già. Sei sicuro che esce fuori dopo? No. Così. Il Big Jim. Si ritira. È partita un po', fa, no. fa qualcosa. No. Ci sono le magliette della Voltega, ho piccato così. E i bambini fanno i Big Jim. Grazie a sta affare. Ikea. Una lavatrice Ikea, la fanno anche la lavatrice adesso. Cos'è, ci hai rinunciato? No, la rifaccio di partire. E ci ha dato più acqua? Ci hai dato l'adesivo? Ma va, esce qua. C'è una pezza da schiuma stasera. Ci devo dire la schiuma. Si butta la schiuma via. La schiuma pa. Adesso spegna, vai. Ma guarda, non c'è una bottiglietta. La bottiglia la mettete qua, là, qua dentro. Ma anch'io gliel'avevo detto, la mettiamo dalla vaschetta, va. Sì, come ti chiedo. Metti l'acqua dalla vaschetta. Poi io vado su giù a vedere a che punto sono. Sì, non devi un cazzo la lavatrice. No, allora ha detto che erano interessati anche loro a sta lavatrice, la volevano provare. Non l'ha mai provata? No, infatti lei gli ha detto con lui prova la lavatrice, poi lui si è fatto lavare la roba, adesso ha detto vaffanculo, cioè, no, ma funziona, è la lavatrice, solo che ci avranno ancora, ancora i blocchi dietro il cestello, c'è anche il giro, sì, il mezzo giro l'ha fatto, non è finita.
Ma la donna non è. Ma è per il grande fratello, magari è finta. Per il grande fratello. No, sono come suona? No, sono bagnati, sono bagnati marci. No, allora funziona. Ma bene. Metti c'è ancora un po' di schiuma dentro. Ancora un po' di detersivo. La becca l'acqua. Ah, tira piano, comunque lo senti come lo tira. Ma no, è giusto così allora, dai. Se te così. No, funziona, no, funziona. Eccola, no. Gira. Gira. Ma magari poi l'acqua la tira dopo. Sì, lo tira dopo. Vabbè, sono lavatrici francesi, chi lo sa. Lavorano diverso da quelle. Facendo dei dubbi per l'acqua. Va. Quando è finito. Anche loro se vengono. Mette la cintura, rossa, mette il profilo. Attaccata alla padaria che non c'è. Che tristezza, Saint-Tropez a guardare una lavatrice che gira. Gira senza acqua, lava senza acqua. E se vai a casa lo racconti nessuno di quelli. No. Beh, tutti erano, siete in spiaggia, siete in spiaggia. Queste sono le valigie di Vasi. Con la motosega a fianco. Vabbè, abbiamo risparmiato un casino di lavoro, con quei lenti senza gettare. Gasper stasera. Con il bisogno del cornicione oggi. Scusi, cos'è che c'è? Le valigie. Il letto. Le valigie di Salvatore. Il comodino. Il ronzolo. Fare caldo. Io non la faccio più, mi sono tutti coglioni. Io non sono fatto l'acqua ghiacciata. La stanza di Gianni è ordinatissima. No, è la stessa. Luce. Guardia, tariffe a vetri, doccia, la parete a vetri, allora qua dentro lo scaldino, adesso lo spengo, spengo. Anche qua condizionatore. No, ma c'è il programma che sono. E la lavatrice va. Sarà un'ora e mezza che sto andando. Quanto tempo è che sto andando? È la centrifuga. Sembra che la roba dentro è diminuita. Ce ne di più freddi. Boh. Finito? Si fa. Allora si è messo a girare bene. Ma è la seconda volta che la faccio. Davvero? È perché sì, perché sono venuto su e l'ho finita. Poi ho fatto quello che ha detto Barbara. Chiudi il portale, che è un po'. Perché prima scrollava il video. È la seconda volta che la fai.
Stava scrollando di giù. Mica la roba non è pulita. È nuova. È consumata. Minchia, sono pagina ancora una volta. Quello che stavo guardando dentro che sembra un po' di meno di quello che abbiamo messo. Qualcosa si è perso. Se funziona domani facciamo un'altra roba, lo abbiamo tutto. Scarico con il rosso. Il problema è che adesso non andava. Io ho fatto con due mani. Io non vado giù, la metto qua nello stendino qua. Ma dove è lo stendino? Con questo qua che lo accendo. Adesso ha finito praticamente. Ma tu sei fuori, ce n'è 200 kg qua di roba. È finito? Adesso lo tiriamo fuori. E come si fa a tirarlo fuori ora? Quando ti dice che puoi aprire. No, ma non è finita, che cazzo dici? Quella qua ti irrita i coglioni. No, ne avevo ancora un paio barra due. Ma ti rendi conto che qua siamo veramente il grande fratello? Peccato che meno male ci fanno mangiare le osso, se la sera devo farci da mangiare. Pure. Ti rendi conto che aveva ragione? Certo, sicuramente mangiavo quello che cazzo volevo. La spaghetta, la fettina, c'è già il menù, Che cosa? L'hai sentito? No. Quella fare con carote, fagioli, dentro il panino. Dentro il panino. Minchia, c'ho un impono, c'ho più di denti. A baguette scassadenti. Minchia, ma come morbido sto pane, ma che buono. Minchia, il palato che è spezzato, il frusto dente che è... Primo operatore, Basile. Semplice che c'è. E la piastrella ha messo, non tirarlo via. Ciao capo! Ciao, Renzi! Allora, guarda qua il capo! Ma non ci sta, devo fare due telecamere. Spegni la telecamera! No, no, a te piace? Bravo. Non è bello. Se vuoi bene in questo contesto non è bello. Però è funzionale. No. Non voglio. Ma io così? Andiamo a casa. Tu? Chi è che commenta? Due stronzate. Quanto mi costa? Italia 1. Italia 1. Come fai Italia 1? Come ha fatto di qua? Allora abbiamo finito? Abbiamo finito, sì. Com'è andata? La merda. La merda. Non però non sento l'odore. Italia 2. E allora siamo alla fine. Il cancello è aperto, il furgone è carico. È avanzato un magazzino di materiale. Un magazzino di materiale è avanzato.
Saint-Tropez. Tapparelle elettriche. Ma beccato, mi hai fatto male? Rini. Piano di mandarini. Sono pronti. Thank you.
n'a plus. Mon chagrin ne sera pour personne. Je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. The other one.